non frequentissimo su roccia, soprattutto sui gradi medio-bassi, ma fondamentale sull'allenamento indoor e in artificiale. Ti voglio parlare del cambio piede. Cambio piede, come tutti i movimenti dell'arrampicata, dobbiamo fare in modo di eseguirli gestendo gli assi primari. In questo caso il cambio piede, diciamo teoricamente, dovrebbe essere eseguito in modo tale da non spostare e alterare i preesistenti. Quindi se tu c'hai una posizione, devi mantenere quella posizione, quindi gli assi, cambiare il piede senza alterare gli assi. Quindi è muoversi senza muoversi, che vuol dire in realtà muoversi senza spostare il peso. Andiamo a vedere. Prima cosa, scegliere un piede piccolo, molto piccolo. Perché? Perché è lì riusciamo a capire se effettivamente è valida o non è valida quella tecnica. Perché su prese grosse per le mani o prese grosse per i piedi, qualsiasi cosa tu possa fare andrà sempre bene, non te ne rendi conto se è funzionale o no. Allora inizio, si inizia con una presa piccola del piede, poi vedrai che anche con le prese piccole, mani e piedi, vedrai che sono funzionali queste cose. Però intanto ora facciamo prese medie per le mani e prese piccole del piede, così tu impari il gesto. Allora, due prese medie per le mani, eccole qua, presa del piede, questa è piccola, ok, metto ovviamente contro il piede, eccolo qua, infilo il tallone, metto la punta sulla punta, poi il peso sta sul piede destro, quindi è il piede destro che spinge, leva il peso verso l'alto, oh, e quell'altro va in sostituzione. Allora, il piede sotto ha il peso, quindi io devo creare, devo sfruttare, generare e sfruttare un'inerzia che mi permette poi di avere un punto morto, cioè un'inerzia, tipo quando salto, ok, nel momento che sto, io imprimo un'accelerazione, ho un'inerzia, potenziale, accelerazione, inerzia, io sfrutto quell'inerzia per fare il cambio di piede, ok, quindi il potenziale è abbassare il tallone, elevo il tallone, c'ho un'inerzia che mi si stacca il piede e poi va in sostituzione quell'altro. Ovviamente non devi farlo eccessivo perché sennò ti confondi. Molto importante è questo, prima cosa, generare inerzia. Seconda cosa, perché infilare il tallone? Per non andare a alterare l'asse del bacino, ok? Se io dovessi fare questo, vai in rotazione. Io invece, mettendo così, entrando con il tallone, non altero l'asse del bacino. Se dovessi metterlo invece in laterale, il bacino va in rotazione. E quindi mi leverebbe le mani. Questo ovviamente non te ne accorgi con prese buone, con prese piccole vedrai. Ecco, con due prese da 0,5 in legno vedi che non lo potrai mai fare una cosa del genere. Quindi il test, ecco, in questo caso è il connubio vincente, presa piccola il piede, prese piccole mani, legno, così capisci che ti parte subito come vai in rotazione il bacino. Ok, questo per quanto riguarda la versione con il piede basso. Se il piede più alto è anche un pochettino più buono, c'è la storia dell'accoppiamento dei piedi. Te lo faccio vedere. Prendiamo un piede più in alto, io mi ritrovo così. Ovviamente non posso elevarmi, se no mi vado a scalzare le mani, rimango basso e quindi accoppio i piedi in questa posizione. Molto lavoro di caviglia, quindi è questo qui, un piede, arriva l'altro e questo lo levo. In sequenza, normalmente è questo, metto un piede, poi prendo la presa, vado all'altra presa, cambio piede, eccolo qua. Se il piede è più alto, uno, due, prendo, pop, cambio piede. Vedete, linearità del movimento, ho fatto anche un altro video su questo concetto della linearità del movimento. È importante che non è che una volta che tu vedi il video subito andrai a provare il movimento, ti verrà perfetto, non sarà così, per il semplice fatto che la tecnica rende il movimento più complesso, ok? Quindi il movimento è
più difficile, ma ti permetterà di risparmiare energia in futuro, cioè quando hai compreso la tecnica, quindi quando riesci a mettere in atto al meglio, in realtà riuscirai a ridurre notevolmente l'energia che tu utilizzi nell'arrampicare o nel muoversi. In questa maniera tu stai lavorando sulla tua resistenza, quindi risparmiando energia, te ci avrai sempre. Come si dice in economia, il primo guadagno sta nel risparmio, è uguale nell'arrampicata. Quindi se tu nei movimenti riesci a risparmiare più energia possibile, ti avanzerà dell'energia per i passaggi successivi. Spero ti sia piaciuto, ci vediamo alla prossima. Grazie, ciao.